Ciao a tutti e benvenuti in questa seconda puntata di Sfogliando Libri Belli. Vi linko subito qui la pagina per chi non conoscesse Libri Belli, Instagram di Libri Belli, dove potete vedere cos'è. È un progetto che ho inventato qualche anno fa e che porto avanti per raccontare i libri italiani con belle copertine, libri del passato. Cercando nei mercatini e nelle librerie dell'usato, spesso mi imbatto anche in libri bizzarri. È questo di cui vorrei parlarvi oggi. Leggeremo un po' di estratti di saggistica, che è una delle mie cose preferite, perché effettivamente nella saggistica poi si trovano le cose più matte. Allora, iniziamo subito con questo libro anni 60, proprio del 1960, che si chiama Come non essere mai stanchi. Copertina bellissima, quindi per questo motivo l'ho preso. E da notare qui questo bollino Serie Saper Tutto. Allora, la Serie Saper Tutto era una serie un po' enciclopedica. Il sottotitolo era Enciclopedia del XX secolo. E qui dietro vedete che sono riportati altri titoli fantastici, tra cui Astronomia senza telescopio, che sembra molto interessante, o Problemi umani d'oggi, oppure anche all'interno ce ne sono altri, c'era un po' un'ossessione per il socialismo, qui lo Stato socialista degli Incas, il socialismo in Europa, i problemi della pittura moderna. Vabbè, comunque, iniziamo con Come non essere mai stanchi, anche questo ovviamente che grandi problemi metafisici, come non averlo. Dunque, Come non essere mai stanchi è stato scritto da quest'autrice che in realtà non si sa molto di lei. Io ho provato a cercare un po' online e risulta essere una giornalista di moda che aveva pubblicato questo libro in America, viene tradotto in italiano come Non essere mai stanchi, proprio perché questa serie cercava di, faceva un po' una ricerca in giro per il mondo di manualistica, saggi, potessero dare consigli, oltre a illustrare, diciamo, argomenti di scienza, archeologia, letteratura in generale, un'infarinatura appunto un po' più enciclopedica. E, dunque, come Non essere mai stanchi è abbastanza inutile, però ci potrà essere utile magari in questo periodo per capire cosa ci può far star meglio, magari visto che siamo un po' tutti stressati, un po' agitati, spossati anche dal non far nulla e stare a casa. Vi leggo un po' di titoli dell'indice, tipo Energia da bruciare, fate la conoscenza del vostro Mr. Hyde. Ricorriamo a uno specialista, col punto interrogativo, che forse è la chiave di tutto, visto che alla fine lei ti dice che non, fondamentalmente non è il lavoro che ci stressa e non è anche la soluzione non è l'inattività, non è il doversi riposare a tutti i costi, ma adesso vi dirò cosa. Infatti leggiamo quest'ultimo capitolo, non è l'ultimo, scusate, è uno degli ultimi che si chiama Che cosa fate tra le 5 e le 11 pomeridiane? Ok, allora, un giorno, non molto tempo fa, un uomo si precipitò ad una finestra del 18° piano dell'Hotel Pennsylvania in New York. Si arrampicò su un davanzale inclinato di circa 20 centimetri e di lì si lasciò pendere per 80 minuti, mentre poliziotti e vigili del fuoco stendevano dal basso teloni di una cinquantina di metri e alcuni amici dalle finestre lo imploravano di non gettarsi giù. Infine egli cedette e tornò ad arrampicarsi fino alla sua finestra. 4 mesi dopo si gettò veramente dalla finestra del Pennsylvania e rimase ucciso sul colpo. Dopo il suo primo tentativo di suicidio, spiegò alla moglie e agli amici: non potevo più resistere. Non sono un giovane, ma ho ancora molte energie. 7 anni fa mi ritirai dagli affari, 7 anni di ozio. Non posso sopportarlo. Ritirarmi fu il più grosso errore che io avessi mai fatto. Aver tempo libero e non sapere che farsene. Il compianto dottor Lines, della compagnia di assicurazioni sulla vita a New York, mi disse: gli uomini che si ritirano dal lavoro non vivono a lungo. Non sono abituati ad essere disoccupati, è un cambiamento troppo radicale per loro. Alla fine si trovano imprigionati nello squilibrio delle loro esistenze. Noi non possiamo ritrovare l'equilibrio nell'ultimo momento di agonia che precede il crollo. Dobbiamo crearcelo strada facendo. Ogni settimana, ogni giorno, se possibile, dobbiamo attendere a queste 4 cose: il nostro lavoro, la nostra occupazione favorita, la nostra vita sociale, il nostro ristoro fisico. Il tempo che ci resta libero deve venire distribuito fra le ultime 3 attività. Almeno un terzo della nostra vita è costituito da tempo libero, il quale, secondo l'opinione popolare, è il più prezioso che ci sia dato di possedere. Lo scopo dell'umanità è sempre stato di poterne disporre.
Il paradiso, in qualsiasi linguaggio, è il luogo dove non si lavora. L'uomo si affatica soprattutto per ottenere questa libertà. Il povero invidia il ricco più per questa sua libertà dal lavoro che non per il suo denaro. Egli si sforza di realizzare una giornata di 8 ore, in modo da avere maggior tempo libero, e noi tutti ci sforziamo allo stesso scopo. Tempo libero per far che? Quando lo abbiamo, che cosa ne facciamo? Anzitutto, noi uccidiamo il tempo. Siamo stranamente ossessionati dal tempo libero. L'uomo, essendo devoto al principio del piacere, crede che in quel periodo di tempo duramente conquistato sia suo dovere compiere il minimo sforzo possibile, sia mentale che fisico. Si reca agli spettacoli che richiedono il minimo sforzo cerebrale, legge racconti poliziesti e giornali di avventure che esigono la minima concentrazione, cerca di allentare la tensione della giornata con gli alcolici. Si sforza di narcotizzare le sue emozioni irrequiete, di distrarre la sua mente con una serie monotona di partite a carte, con la radio, i giornali, le parole incrociate, il cinematografo. E cerca il riposo. E in realtà non fa che stancarsi coi metodi scientificamente più noti, vacuità mentali, piaceri volgari e dissipazione. Non fa che assopire una mente disordinata e inquieta in un oblio temporaneo. Non compie nessun passo per liberare la sua energia. La mente, come la natura, ha in orrore il vuoto. Quando noi giungiamo al termine di una giornata di lavoro e ci troviamo infine alle soglie di quell'agognato tempo libero, non dovremmo abbassare il nostro livello di attività, ma semmai vivere ancora più intensamente e acutamente di prima. Il guaio è che la maggior parte di noi confonde il rilassamento col riposo. Tra l'altro io qua vorrei farvi vedere che è tutto sottolineato, cioè la precedente o il precedente proprietario ha apprezzato ogni riga. Quindi ciò che occorre non è il riposo, ma il rilassamento. Ciao Marta. E rilassarsi significa svolgere un'attività costruttiva. Ci guarderemo bene dal denigrare il riposo. Il riposo completo è essenziale, ma spesso non è la quantità in cui noi lo riteniamo tale. E poi qua continuo un po', andiamo un po' avanti perché vorrei darvi delle soluzioni un po' più pratiche, anche che questo libro non è che ne abbia tante, però quello che dice è che la giovinezza e l'entusiasmo della giovinezza ci sostengono fin verso i 40 anni, poi la maggior parte degli uomini comincia a lamentare una mancanza di energia e rimpiangere la ricca vitalità della propria giovinezza e a sentire acutamente la limitazione delle proprie facoltà. Credono di lavorare troppo. In realtà, essi hanno cominciato a risentire di una perdita di forza vitale perché hanno gradatamente mozzato le loro attività e lasciato cadere i loro interessi. Eppure si trovano davvero sulle soglie di una vita più ricca di quella che hanno conosciuto finora, l'ultimo giorno della vita per il quale fu creato il primo. Un tonico e un ottimo e prolungato riposo non faranno che confermarli nella convinzione che essi stessi stanno disgregandosi, lentamente ma costantemente. Essi hanno invece bisogno di abbeverarsi più profondamente alla vita. Se sapessero quanta energia c'è ancora in loro dopo una faticosa giornata lavorativa e come l'indifferenza e la stanchezza lascerebbero il posto agli interessi e all'energia se essi cominciassero a fare ciò che veramente desiderano. Noi dobbiamo scoprire queste fonti di interesse appassionato, sia che abbiamo 10 anni, sia che ne abbiamo 80. Non dobbiamo parlare di un dilettantismo raffazzonato nel campo di qualche occupazione preferita. Intendiamo parlare della cosa per far la quale voi siete venuti al mondo, la cosa di cui vorreste occuparvi in questo mondo o nell'altro, la cosa di cui potete essere stati defraudati dalla necessità di guadagnarvi dal vivere. La cosa che potete far meglio di qualsiasi altra e forse meglio di chiunque altro. Sì, voi dovete diventare, per così dire, degli esperti in essa, in modo da poter dire con questo potrei, dovendo, guadagnarmi da vivere. Molti uomini hanno abbandonato l'occupazione che non amavano per darsi a quella che amavano, coltivando una loro passione fino al punto da farne una carriera. Quindi fondamentalmente dice che non bisogna riposarsi, ma bisogna applicarsi nelle cose che ci piacciono di più e che ci appassionano, perché così svaghiamo veramente la mente e poi chissà, magari un giorno quella cosa lì può diventare anche un lavoro, però poi ricomincerebbe il ciclo, quindi ti stressi di nuovo e chissà se c'è soluzione. Comunque vi consiglio serie Sapertutto, perché effettivamente poi dopo saprete tutto. Andiamo avanti, andiamo un po' indietro nel tempo, quindi dagli anni 60, aspetta, fate leggere un po' i vostri commenti. E viva la dissipazione, giusto? Allora, 1940, diplomazia femminile. Allora,
copertina, anche in questo caso molto bella, sottotitolo che dice come destreggiarsi nella vita, scusate che qua è specchiato, è difficilissimo andare, nella vita d'oggi, e edizioni Vesta, Milano. Allora, io questo libretto l'ho trovato nella cantina dei nonni ed è stato un po' l'inizio di Libri Belli, insieme a La chiave del successo, metodo pratico ed infallibile per riuscire nella vita, e quest'altro altrettanto bello, Il consigliere della signora. Rapidamente qualche estratto. Fondamentalmente diplomazia femminile ti consiglia come comportarti se sei una donna nella vita, quindi è una vita fondamentalmente di sofferenza e disagi continui, perché come vedete nell'indice c'è come si va d'accordo con il marito, cioè mattino, mezzogiorno, sera, a passeggio, a nanna, e vi cito a passeggio perché è divertente, perché fondamentalmente ti dice di vi dirò, allora, a passeggio. Ed ora usciamo un po' a passeggio, sotto i portici o per il corso più frequentato della città. Intanto non vi sarete fatta pregare troppo per accompagnarlo, anche se la vostra giornata di lavoro vi ha stancata ed avreste preferito un salutare riposo in casa vostra. Avrete curata la vostra toeletta in modo particolare, non per gli altri, ma per il vostro cavaliere. Ed eccoci fra la folla. Santo cielo, ecco che comincia col suo solito vizio, quello che ci fa scattare i nervi ed arrossire di dispetto. Guarda tutte le donne, lui. Se poi ve n'è qualcuna realmente interessante, ecco che fa una faccia da cretino. Lo prendereste a schiaffi, no? E invece, sì, Marta dice a nanna, infatti incredibile, una caduta di stile. E invece non spegnete il vostro sorriso, fingete di non accorgervi delle sue manifeste manovre ammirative. Le vostre rimostranze non otterrebbero che di farli ammirare di sottecchi, ed è peggio. È un vizio così, inconsapevole, ed è inutile rilevarlo. Anzi, quando il soggetto, quindi la bella ragazza che tuo marito guarda, è davvero interessante, quindi suscettibile di pericolo, eseguite voi stessa una manovra attaccante. E dite, hai visto che bel tipino? E che eleganza! La osservano tutti, chissà quanti adoratori avrà. Lui non avrà visto niente, o dal più, niente di speciale, dipinta come una tavolozza, e robe del genere. E vi stringerà ancora di più al suo braccio. Ok, quindi bisogna far questo. Poi vi leggo anche questo che è abbastanza divertente, ed è... Diplomazia speciale per mariti speciali, perché poi lei si iniziano a elencare un po' tutte le tipologie di mariti, no, che ti possono capitare, visto che lo scopo della tua vita in quanto donna deve essere quello di sposarsi al più presto e trovare marito, quindi poi vi leggo questo estratto in cui consiglia anche cosa fare per finalmente accasarsi. E fra i vari mariti speciali ovviamente vi potrà capitare il marito artista. E lì, allora, il marito artista. Voi, gentile signore, che avete il privilegio e la disavventura d'aver sposato un artista, non potete pretendere di trovare o far germogliare in lui certe doti di ordine, esattezza, costanza, uniformità d'umore, attributi che avreste quasi certamente trovati in un marito ragioniere, professore, impiegato, tutti bravi signori abituati all'ordine, alla meticolosità, alla puntualità, alla vita sui binari, sia per la loro professione come per il carattere loro che appunto li ha avviati verso quella carriera. L'artista? No. Non si può irretire. Ha bisogno di spaziare lui e non vuole pastoie ai suoi sogni. È peggio che mai al suo lavoro, che deve essere solo al servizio della sua ispirazione. I suoi occhi vedono più in là delle mura della sua casa, dei particolari del suo abbigliamento, dell'ordine che lo circonda, e come le sue idee sono un po' sbalsi, sempre nell'attesa dell'attimo di bellezza da carpire e far suo concretandolo in opera, così le sue azioni sono pure un po' campate in aria, e voi, mogliette, giudiziose, dovete usare pazienza e speciale diplomazia verso questi eterni bambini assetati di sogni e di bellezza. Tollerate i loro disordini e le loro distrazioni e non tentate nemmeno di ridurli all'ordine e alla metodicità. Sforzatevi poi di comprendere l'arte del vostro caro e pur tenendovi modestamente in ombra, cercate di seguire con comprensione l'opera del vostro compagno. Se siete intelligente e colta, non vi sarà difficile farvi una discreta cultura al riguardo e questo vi servirà per poter parlare con lui del suo lavoro e spesso aiutarlo con qualche opportuno consiglio. Se non vi sentite eccessivamente intelligente né colta,
Supplite col vostro amore e studiatevi di comprendere vostro marito e la sua arte ed apprezzate col vostro entusiasmo e con la vostra umiltà sia l'uno che l'altra. In tutti i casi, non esagerate però nelle lodi e nei consigli. L'artista è il pudore della sua arte e non vuole sia discussa da profani, sia pur questa la persona a lui più cara. Non mostratevi quindi né saccente né indifferente. Vostro marito deve sentirvi vicina nel suo lavoro, deve sentirsi animato dalla vostra ammirazione, ma non osservato troppo, né tantomeno criticato o consigliato in quanto suo estro, in quanto il suo estro gli suggerisce. Capito, ragazze? Allora, e ultima cosa al volo, che è abbastanza surreale. Quando lui ti racconta di come si va d'accordo con il fidanzato, e poi, insomma, una volta che hai trovato sto ragazzo, come te lo devi tenere perché bisogna sposarlo, e lo scopo della tua vita è quello, cioè, a un certo punto dice questa cosa che è una delle tattiche che puoi adottare per non fartelo scappare, in un certo senso. Di farti sorprendere che in casa fai pulizie di casa, stai lì a fornelli che cucini, perché sai, questa cosa, insomma, agli uomini piace. Dice un po' questa roba, dice esagera magari anche un po' le tue doti casalinghe e lasciati sorprendere qualche volta dal tuo futuro davanti ai fornelli intenta a funzioni culinarie, oppure col tuo lavoro in mano o col tuo grazioso grembiulino da massaia, indaffarato a spolverare, lucidare, rendere bella e tersa la tua casa. Si capisce che la sorpresa del fidanzato ti metterà un po' in imbarazzo ed arrossirai confusa ed in fretta e furia ti toglierai il grembiulino, ti aggiusterai i riccioli, ti dedicherai tutto a lui. Il tuo caro lieto di averti sorpresa in pieno assetto di lavoro sarà edificato sulla sua scelta e se ne congratulerà seco stesso. Seco stesso, bellissimo, seco stesso. Va bene, insomma, diplomazia femminile e sessismo degli anni 40. Ma giustamente, cosa potevamo aspettarci? L'epoca erano quelle, ragazze mie. Quindi andiamo avanti con la nanna Marta. Non c'è tempo perché se no non riesco a far vedere gli altri libri. Però ti manderò delle scansioni della nanna. La nanna, infatti, chissà. Comunque, andiamo avanti perché c'è troppa roba che voglio far vedere. 10 minuti. Allora, io andrei col diavolo. Uno dei miei libri preferiti, e citando Baudelaire, come lo citano qui nell'introduzione, era passato di moda, il diavolo. I teologi evoluti alzavano le spalle a sentirlo nominare. Non ci credevano più. L'avevano relegato tra gli incubi e le superstizioni di secoli che la nostra presunzione ci fa credere oscuri. Così il diavolo era riuscito in quella che Baudelaire chiama la sua astuzia più bella, ossia far credere alla gente che non esiste. Attenzione. Allora, il diavolo è un libro anni 70, scusate, edito da una casa editrice di Torino, che domande, che in realtà è Repubblica, in un certo senso parte di questo dizionario infernale bellissimo dell'Ottocento di Collin de Plancy, che aveva raccolto tutte le tipologie di diavoli esistenti, e cioè di demoni più che altro, quindi come si chiamano, le caratteristiche, e in più aveva addirittura anche fatto fare delle incisioni, delle illustrazioni che li raffigurassero. E quindi voi vedete qui che c'è una lista di 60 demoni, perché ovviamente il diavolo ha diversi nomi. E da Abigor, Abracace, Adramelech, Aguare, Alastor, Alocero, Admusha, Amon, tutto in ordine alfabetico tra l'altro, e da vedere le bellissime, faccio vedere, Belfagor, illustrazioni, oppure vediamo un altro a caso, Forcas o Furcas, perché poi è divertente che ognuno è, alcuni sono un po' più umanoidi, altri sono un po' più animaleschi, tipo Flauro, molto bello, e vi leggo al volo solo magari, non so, qualcuno, giusto per darvi un'idea di questo dizionario infernale. Iniziamo con Abigor, questo qui, è difficilissimo far vedere, carino. Allora, Abigor, demonio d'ordine superiore, granduca nella monarchia infernale, 60 legioni marciano ai suoi ordini. Mazza. Si mostra sotto la figura di un bel cavaliere, bel cavaliere è un parolone, che porta la lancia, lo stendardo o lo scettro. Risponde con abilità su tutto quanto riguarda i segreti della guerra, conosce l'avvenire, beato lui, insegna ai capi i modi di farsi amare dai soldati.
Siccome l'edizione, guardo un attimo le vostre domande, l'edizione francese originaria, boh, chissà se si trova, siccome sarà molto costosa, anche perché avrà una forma ovviamente da, molto diversa da questa compatta qui. E vi leggo anche Abraxas, no, che si sente spesso nominare come... Dov'è? Abraxas o Abracace, eccolo qui. Ta-da! Simpa. Uno degli dei di alcune teogonie asiatiche, dal cui nome si è preso Abracadabra. Quindi Abracadabra viene da Abraxas. Abracace è rappresentato sugli amuleti con una testa di gallo, piedi di drago e la frusta in mano. I demonografi hanno fatto di lui un demonio che ha la testa di un re e serpenti come piedi. I brasiliani, eretici del secondo secolo, vedevano in lui... No, i basiliani, scusate, ho detto i brasiliani, ma i basiliani, eretici del secondo secolo, vedevano in lui il loro dio supremo, siccome trovavano che le sette lettere greche con cui essi formavano il suo nome facevano in greco il numero 365, che è quello dei giorni dell'anno, e si ponevano ai suoi ordini numerosi geni che presiedevano i 365 cieli, a cui attribuivano 365 virtù, una per ogni giorno. I basiliani, non brasiliani, scusate, dicevano ancora che Gesù Cristo, nostro Signore, era soltanto un fantasma benevolo mandato sulla terra da Abracace. In ciò si distaccavano dalla dottrina del loro capo, il diavolo. Adesso, velocemente, l'ultimo, vorrei almeno qualche minuto da dedicare alla guida all'Italia amorosa, galante, erotica, libertina, che è splendida, ed è una guida sempre di Sugar, come vi ho fatto vedere la scorsa puntata, la guida al carattere. Sugar Editore negli anni 70 e 60 tirà fuori delle guide bellissime, della saggistica veramente notevole, su appunto ricerche anche molto specifiche, come in questo caso Nicola Zerda e Giorgio Mainarchi, che mettono assieme una guida in cui raccolgono aneddoti relativi al mondo, appunto, cioè fanno un giro delle varie località italiane. Infatti alla fine ci sono tutte le località italiane indicate in ordine alfabetico, città e cittadine, e per ogni luogo loro hanno individuato degli aneddoti relativi al mondo della letteratura, della storia, delle leggende legati all'ambito amoroso, sessuale, erotico, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, inizierei da... Ci abbiamo tempo? Sì. Vi leggo Napoli, visto che è la mia città, e a Napoli c'è un bel po' di roba magica e misteriosa e anche un po' erotica. E... iniziamo con questo qui, che è il nano due volte uomo. Allora, questo aneddoto, che in realtà a quanto pare è storico, io ho provato a cercare, ma non essendoci il nome di questo nano è difficile capire se è esistito veramente, ma dicono di sì gli autori. Quindi, viveva nella beata e splendida Napoli di Edoardo Scarfoglio, di Salvatore Giacomo, del Tosti, del Morelli e di tanti altri luminosi e simpatici ingegni, anche un nano. Cosa in sé poco strana, tra i bassi sgangherati del tempo, di nani, ometti deformi, gobbi normali, ricercatissimi, gobbi reali, gobbettine sfuggite come la peste, mostriciattoli vari, ce ne doveva essere un esercito. Il nostro nano, però, era del tutto speciale. Tracotante, fiero, aggressivo, nonostante la bassa statura, rispondeva a chi lo chiamava mezzo uomo. Sarai tu un mezzo uomo? Io sono uomo due volte. Il mistero fu chiarito quando il nano, che era fortissimo e sanissimo, ebbe una volta tanto bisogno di un dottore e accettò di farsi visitare solo dopo angosciose riluttanze. Ebbene, il nano vantava non uno, ma due membri virili e di notevolissime proporzioni. La cosa si riseppe, il personaggio diventò popolarissimo, gli si chiedevano i numeri al lotto, lo si pregava di strusciare le bollette già giocate su una certa parte. Nonostante tutto, anzi proprio per quel tutto, il nano fu sempre un infelice. Una volta, spinto da un ardore mai saziato, volle e osò appartarsi con una prostituta e lo fece in un vicolo buio verso la sanità. La pagò anche bene per farsi accettare come nano, ma quando si preparò all'atto e alla fioca luce di un lampione la prostituta vide e la lanciò un urlo. «Aiuto, aiuto, il diavolo mi vuole possedere!» e fuggì piena di angosciosa disperazione, continuando a gridare. Accorsero le guardie regge e si trovarono dinanzi il penoso spettacolo del nano che arrancava cercando di fuggire in un vicolo scuro e tirandosi sulle brache. Questo succedeva prima della famosa visita medica, ma lo shock fu tale che l'infelice non andò mai più in seguito con una donna.
Il medico gli aveva detto, un po' per scherzo, un po' seriamente, che all'istituto di anatomia gli avrebbero pagato bene dal vivo il suo corpo per averlo da morto. La cosa lo angosciò moltissimo, si trasformò per lui in un incubo, in un'ossessione. Vedeva nei suoi sogni il professore d'anatomia che lo sezionava. Allora reagiva in un modo buffo. È un fatto storico, eh? Come storico è il personaggio, dicono gli autori, poi io ho provato a cercare, però. Andava dinanzi all'università, aspettava che l'illustre professore in vestito nero e tuba uscisse o entrasse, questo era appunto inizio Novecento, e faceva tiè, accompagnato dal gesto del manicotto, dalle corna e da un'infinità di altri gesti di scongiuro, anche laidi, sotto gli occhi terrorizzati e ignari dell'infelice austero docente. Con la vecchiaia, diciamo così, rinsavì. Pensò che metter via un gruzzoletto non sarebbe stato disprezzabile ed in effetti vendette. Pare per 500 lire, una somma quasi enorme all'epoca, il suo straordinario, forse unico corpo all'università. Non sappiamo, e vorremmo saperlo, se i docenti dell'epoca siano stati così intelligenti e capaci da conservarlo. Allora, questo è solo un aneddoto dei tanti contenuti in questa bellissima guida all'Italia amorosa che io vi consiglio di acquistare perché la trovate semi facilmente online e che è anche accompagnata da. C'è di tutto, ci sono poesie, estratti da letteratura, aneddoti come quello che vi ho letto, e poi sono anche queste bellissime illustrazioni che, aspetta, sempre specchiato, complicatissimo. Ok, e poi sono un po' tutte le cittadine, vedete anche quelle più magari piccoline, Ombriano, Orta, le città più famose, per ognuna di loro questi aneddoti intriganti. Va bene, con oggi mi sa che è scaduto il mio tempo e vi saluto e ci vediamo la prossima volta a sfogliare altri libri belli. Ciao!